Una marcia inarrestabile lungo gli argini del Brenta, a zigzag tra le province di Padova e Venezia. Sono oltre 200 i migranti in fuga da Cona da lunedì notte, valigie e trolley al seguito, senza cibo né acqua, riscaldati da giubbotti e coperti di fortuna. Mercoledì sera stava tentando di raggiungerli in bicicletta, senza fanali, a Codevigo, anche Salif Traore, ivoriano di 35 anni. Sull'argine è stato travolto e ucciso dall'auto di un padovano. È finito lungo la scarpata, per lui non c'è stato nulla da fare. Ferito il compagno. Una tragedia nella tragedia. Scortati dalla polizia, bloccati e attratti da un cordone delle forze dell'ordine, un primo dialogo tra prefetto e questore di Venezia era fallito mercoledì. Nostra protesta è pacifica. Le slogan sono chiare. E nostre parole che noi dichiariamo. Integration per tous. Integrazione per tutti. Casa per tutti. Casa per tutti. Diritti per tutti. Diritti per tutti. Ad aprire le porte per la seconda notte all'addiaccio mercoledì sera è stata la chiesa di Codevigo su input del vescovo di Padova. Riscaldata per tutta la notte, i migranti hanno pregato per il loro amico morto da poche ore. Sono stati rifocillati dalla Caritas e al risveglio hanno ripulito e sistemato. Poi si sono rimessi in marcia. Accanto a loro il sindacato USB, i centri sociali del Nord-Est sono determinati. A Cona non si torna.